domani, se volete, vi faccio vedere il trattamento sul chakra, se vi va di vedere qualcosa di diverso. Mistico. Seguo un po' di cose mistiche, le seguo. Sì, noi semplicemente sentiamo le persone. Hai mai sentito parlare di Corrado Malanga? Il mio amico. Lo conosci? Il mio amico, io sono andato in chimica. Ah. Anche. Siamo amici perché siamo esperti di tutto ciò che è elettromagnetico, lievitante e conosciuto, per la maggior parte mi interessa. La mia principale caratteristica è andare a cercare i luoghi un po' particolari. Ora domanda è laureato in chimica, ho fatto tanti esperti su tipo, io ho fatto anch'io, ho fatto le misure con i campi elettromagnetici, nei centri del grano. Tutte le volte che mi chiedevo un scottino si fondevano gli elettrodi, pertanto era forte la potenza dentro di alcuni. Poi quando entravano i miei amici, le capsule di grano, erano più di una cosa. Quindi ho sempre pensato che erano dei posti privilegiati per quanto riguarda l'energia, le frequenze. L'energia, le frequenze, ma soprattutto la guarigione delle persone. Ci sono anche posti così in Sardegna e che ho visto ultimamente dove si mettono anche in Egitto logicamente dove c'è il sistema, no? Sì. Io ho fatto un dispositivo che è un geoide, ci ho messo dei gas all'interno del plasma e poi ho sospeso un'amaca e ci ho fatto degli esperimenti per simulare i campi del grano. No, ognuno è libero di sperimentare di, sì, varie, sperimento, varie dinamiche. Diciamo la vita, che altro la vita. E poi col lavoro che faccio sono tutti insieme in una città diversa a fare, a proporre diciamo, le idee che abbiamo. Diciamo. E quindi con Malanga abbiamo molte cose in comune. Adesso sei riuscito a trovare una tua strada un pochino più distaccata da quella che era l'antigravity? Sì, sì, sì. Hai trovato una tua dinamica? Abbiamo trovato un accordo con loro, noi siamo completamente scissi. Mi è costato moltissimo questo lavoro. Ma come mai ti è venuta questa idea qui di spacciarti per noi? Allora, infatti l'antigravity io uso da 30 anni, sì. Termine antigravity. Sito antigravity sì, era mio, io, diciamo. Sì, 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 io lo so che tu l'hai preso prima che noi certificassimo sì, 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 tutto. Sì, io l'ho preso molto prima di voi, quindi sì, tecnica, lo so, tecnicamente ma parlando, a me mi conoscono sì, da 30 anni. Ma perché l'hai preso? Perché sapevi che c'era l'antigravity in America? No, io l'ho preso prima che c'era l'antigravity in America. Io l'ho preso perché sono stato il primo a registrare antigravity come sito e come sì, cosa, non perché c'era per primo in America. Perché facevo delle ricerche sull'aerospazio e antigravity era un termine aerospaziale, mica perché volevo copiare sì, gli americani. Io sono sempre stato un esperto di da sempre. Se tu vedi la mia storia, io da sempre faccio queste ricerche, sempre porto le persone alla relazione. Quindi diciamo, è come se uno venisse a casa mia, toc toc, tu adesso non sei più Mister Antigravity, sei qualcos'altro. Questo è quello che io mi sono sentito. È come quando tu eri l'invasore, no? E dici adesso il Colosseo non è più tuo, è mio. Perché sono venuto io, sono più forte, più figo. Però il Colosseo l'abbiamo avuto noi italiani, da sempre è nostro. La storia è inoppugnabile su questo. Il lavoro, abbiamo fatto un accordo, alla fine siamo giunti un accordo, prenditi quello che ti ho dato anche i siti, ti ho dato tutto quello che c'era da dare. Certo. Quindi mi sembra che in questo modo abbiamo trovato ognuno la sua strada. Io non mi sono mai spacciato come antigravity, io ho sempre la mia stile e il mio sistema. Non ho mai voluto copiare nessuno perché io sento i chakra e porto le persone a fare operazioni sui chakra. Pensi che antigravity faccia no, 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 non ha, c'è uno sticcio, c'è un mio modo di vivere che non ha. La cosa importante è che
siamo arrivati a questo punto di separazione o di distinzione. Distinzione, perché ognuno ha la propria strada. Io sì, l'ho sempre avuto la mia strada, cioè nei miei loghi ci sta sempre il terzo occhio, una palla con un coso arancione, da sempre, non è che io non ho mai messo un logo diverso da lui, da sempre. Mi sono sempre distinto perché quello è il terzo occhio, è, diciamo, l'occhio di Dio, e quindi che ci illumina e ci dà le strade, che sono quante registrate dalla cascia, veniamo dal primo potenziale. Quindi quello che dice è il grande occhio, infatti sono tranquillo e sereno, comunque vado, a me mi chiamano non per l'aspetto tecnico, sono bravo. Non sono un tecnico, ma non sono un fitness player. Io sono esattamente colui che è sensibile e dona la sua sensibilità agli altri. Certo, percepisci qualcos'altro. Sì, 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 sì. Io ho questa. Io ho una dote. Dote che purtroppo non è tramandabile. Mentre voi potete tramandare in altro modo. Se voi una mattina io mi metto a questo tizio e faccio sentire qualche cosa. Sei molto gentile. Ma io domani sarò dalla mattina a poco prima di partire preso dentro a questa dinamica con la nostra scuola. Sì. Però vedi, nulla alla vita è casuale. Mai. Nulla alla vita è casuale. No. Perché io una volta incontrai una ramotta, siamo stati bene anche non so se siete stati bene realmente quando lei veniva chiamata in tribunale a deporre per certificare, cioè ci sono state delle dinamiche così. Sai, una ramotta io l'ho conosciuta tanti anni fa, ok, tanti anni fa, l'ho conosciuta quindi tanto un aspetto, l'aspetto legale, l'aspetto della diatriba, però io non allo stesso tempo, no, ci arrivavo. Sicuramente fuori da quella dinamica è una buona persona, come io percepisco la tua essenza, capito? Assolutamente. E quindi uscire da delle dinamiche ci permette anche di avere una comunicazione, assolutamente. Sì. E non sono qui adesso nel parlare per crearti una forma di disagio, ma semplicemente era qualcosa che io mi sono sempre chiesto, ho detto, ma com'è possibile che succedano delle dinamiche così lunghe e così? Guarda, bene, vedi, la mia curiosità è stata sfogata. Io, diciamo, sono, quando pensi la cosa, io sono così contento, per fortuna, vuol dire che il sistema italiano non è in grado di sopportare la libertà, perché siamo una colonia americana e se qualunque, perché ho fatto anche una misura di tutte le cose che avevo in mano e avrei potuto continuare la causa, no? Per altri 10 anni. Non l'ho fatto, sai perché? Mi ero reso conto che il sistema italiano è una colonia americana. Io ho vissuto tanti anni, ho fatto tutte le ricerche in America, ho fatto tante cose. Forti di noi, sono imperialisti, noi siamo ormai, siamo dei coloni di secondo livello, ma anche di primo, inglese, noi siamo proprio il secondo, terzo livello, ormai siamo in faccia, quindi diciamo siamo, è giusto che siamo invasi da questa cultura, anzi questa anticultura, la vera cultura è molto lontano da questo. Loro sono bravissimi a prendere, noi non abbiamo la cultura, nel senso la C maiuscola, e abbiamo tutto quello che abbiamo, dobbiamo poter tramandare, noi dobbiamo tramandare i nostri figli e la nostra cultura, e niente di meno, perché è così abbondante, è così forte, che non ha confronto. Abbiamo tanto, dal tanto dobbiamo trovare il nuovo. Il nuovo, non c'è nulla sotto il sole. I romani allenavano i propri gladiatori con le reti. Quindi non c'è nulla sotto il sole. Non mi raccontare che c'è una cosa nuova. Gli indiani usavano la corda. Io parlo sulla parte di ricerca interiore. Sulla ricerca interiore, noi dobbiamo imparare. Noi dobbiamo imparare da
San Francesco, ci ha dato tutto, diciamo, come capacità di poter lievitare da terra, pregare, togliersi dalla, insomma, dalla ricchezza, non intesa come dalla materialità. Ecco, in base a quello che tu pensi, porti focus da una parte o dall'altra. Cioè, noi abbiamo dei modelli, diciamo, San Francesco non è anche l'Oriente, abbiamo dei problemi, ce l'abbiamo i nostri modelli, solo che noi non li vogliamo applicare. Io sto cercando adesso di creare una struttura estremamente veloce, questa è per altro, una struttura che si sta assembla, ecco, perché sono un cercatore, quindi se magari lo fa, magari te lo do, tu lo dai a tutti per te, però io sono per il progresso, per il nuovo, se per il nuovo, senso se tu nuovo. Progetti una cosa così, sì. Hai fatto tombola, perché ascolta, i nostri ingegneri per adesso non l'hanno ancora progettato. La struttura più leggera è una struttura di X-pole. Con i tubi telescopici. Sì, la conosco. Bella, ma è leggera, è stata. Io non lo so, ho fatto tanti di preti, ho avuto tantissime idee, quindi diciamo a me mi hanno succhiato sempre le idee. Quando io facevo 20 anni fa il pilates antigravico di Intesa, spesso stava ancora a fare yoga, non lo sapeva ancora che c'era tutte queste altre diramazioni, quindi Cristo però lui ha fatto tutta la vita con i discendenti di Joseph Pilates. Sì, ma io lo conosco, però lui non l'aveva mai scritto da nessuna parte. Questo io non posso dire, non sono parole mie. Lo so bene, io lo so bene perché conosco la persona, anche perché l'ho pure incontrata, e lui mi autorizzò. 20 anni fa, sostanzialmente io vi conduco dove vuoi, al telefono. Quindi a me mi ha dato un'autorizzazione, non me l'ha scritta, però me l'ha data verbalmente. Quindi io gliel'ho pure detto. Ma l'altra volta al telefono mi ha detto una cosa e poi mi mandi le cause a me. Cioè, ma mi dici al questo telefono, tu sei proprio sicuro che te l'abbia detto? Me l'ha detto, eh sì, perché eravamo al telefono. 10 anni fa. E tu sei sicuro che conosci Christopher? Al telefono ci siamo sentiti a New York, io l'ho chiamato, stavo a New York in quel momento, ho detto senti, io sono un italiano, sto in Italia, ho il nome Antigravity, voglio fare questa cosa qui, che ne pensi? Lo faccio, sì, non ti preoccupare, fallo. Ah, magari bisogna vedere se lui ha preso quella comunicazione. Lui l'ha presa con logica, presa, con lui serietà, serenità, o lui, magari no, magari pensava allora, se è vero lui, che dietro di lui c'è stato tutto un altro mondo, non c'è soltanto lui, c'è stata tutta un'altra serie di persone che poi l'hanno un po' come si dice, forzato secondo me, perché questa diciamo ricerca a offendere così forte che c'è stata, io non ho mai visto nessun tipo diciamo di persona e nessun tipo di gruppo, perché io di gruppi non ho visti tanti. Quello che c'è dietro a loro è molto di più, quindi non ti so spiegare cosa c'è dietro. No, non saprei commentare. No, lo so io cosa c'è dietro, però meglio che mi sto zitto. Io in questo momento non posso fare nulla, perché ho fatto 30 anni di ricerca sull'antigravità, come sentenza. Scientificamente non posso dire il termine antigravità. Lo so, certo che lo so. Sai che cosa significa a livello anticostituzionale? Hanno fatto una sentenza anticostituzionale. Io in questo momento non ti posso dire antigravità, lo sai? Certo. Cioè, rendi conto, è una limitazione della libertà anticostituzionale. Quindi io devo essere sincero. Siamo una colonia. Questo sistema diciamo, delle leggi fatto da tutte quante le parti, voi vi vedrete la vostra la generazione futura privati sempre più dei termini costituzionali, quello che vi dovete preoccupare, perché l'ho capito da questa sentenza dove vogliono arrivare. Loro sono gravidi e in parte una costola di una nomenclatura di un certo livello della massoneria americana, che io sono un altro tipo di
amici di classe, quindi volevano rompere scatole dell'altra classe. Ma ciò non toglie che noi risorgeremo sempre in ogni caso, perché abbiamo una cosa che è in vostro tempo, non la fede. Loro soltanto l'economia. L'economia prima o poi andrà su, ci avrà dei problemi. Non ha... Bisogna vedere poi in che cosa si appede. Io sono più scientifico. Attenzione, la Valentina è ingegnere della sicurezza e poi migliaia di anni di ricerca, un sacco di anni di tempo. La scienza è ciò più ripetibile. Mi spieghi come fai a ripetere un quasar, un'esplosione di un quasar? È ripetibile un'esplosione di un quasar secondo te? No, è a sé stante, è un evento a sé stante, ha un'intensità, un picco, come fai a ripetere uno stesso evento? È irripetibile. È irripetibile, quindi non è scientifico, un quasar. Certo, la scienza dice che ciò che non è ripetibile non è reale. Non è scienza, è ripetibile, non è standardizzabile, non è scienza. La scienza vede il 3% di ciò che si vede, cioè che gli è, non vede il 97%, quindi la scienza non è. E abbiamo la sua percentuale, è l'1% di quello che esiste, è l'1%, ma allora, è tutta un'altra cosa, c'è un'altra dimensione oltre l'1%. Le persone devono essere convogliate in certi ambienti, perché se no non si riesce a vivere, a governare. Troppa libertà fa male, troppa libertà fa male, cosa che farà male, che ha fatto male comunque gli americani, che adesso pensano sui valori del mondo, perché i cinesi stanno spaccando il culo alla grande. E a me dispiace molto per gli americani e anche per noi europei, perché noi siamo alleati agli americani. E quando Tizio prendeva un'amaca a 100 euro, se io mi ricordo bene, adesso i cinesi la prendono a 17 euro per la stessa di amaca. Questo a me dispiace. Ormai Tizio non vende più le amache, nessuno in Italia vende le amache, vendono solo i cinesi le amache o le attività. Quindi noi tra un pochettino avremmo qui una fila di persone, un'altra persona cinese, con un terzo, e noi dovremmo parlare cinese. Potrebbe essere anche questa una realtà. Ascolta, io lavoro con i cinesi, da ormai 20 anni. Lavoro soltanto con gli asiatici, non riesco più a lavorare. Sarà un motivo. Io ho lasciato tanti motivi. Ognuno cerca il focus, cerca di fare le cose dove si trova, dove trova i suoi canali. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Arrivo, ragazzi. Vedi cosa succede. Cosa ti ricorda? Lo guardi qui. Ricorda un tempio dell'antica, cioè un tempio orientale comunque. È una parte frattalica, olografica, dell'universo. Che cosa vuol dire? Che, come dice Corrado Malanga, che noi viviamo in un ottante, in uno degli otto universi, RGB, Red, Green e Blue, così. Quando noi lavoriamo sui vettori, altezza, larghezza e profondità, che corrisponde a spazio, tempo ed energia, facciamo i movimenti, quindi attraverso il corpo che è il contenitore, andiamo a creare un'integrazione coscienziale della parte mentale, spirituale e animica. E questo qua è partorito anni dopo che seguivo Corrado Malanga, nella lettura dei suoi testi, nelle sue conferenze, e per esigenza, io mi alleno da quando ho 3 anni, per esigenza di allenarmi, inconsciamente ho messo assieme questo, e una cosa più rudimentale. E dopo che la guardavo ho detto, tova, mi sono connesso con l'universo, ovvero con quello in cui credo, no, che sto assemblando, sto imparando, sui vettori. E da questo. Qui si fa un lavoro, da uno fino a 10 persone, lavorando quindi sui movimenti basati in altezza, larghezza e profondità, e attraverso, scusami, diversi punti d'appoggio, trova delle regressioni e delle progressioni.
per applicare tutto quello che è applicabile, tutto quello che è applicabile. Tutto, perché io questo è, lo trovo divino. Mi ricorda un tempio in Oriente, dove noi cercavamo la luce nel centro, e qui si diramava tutto quanto. Configurava una sfera centrale che poi diventava una sfera più grande, una sfera ancora più grande. Quindi gli esercizi spirituali che sono fatti sono di espansione dello yin, ma sempre più grandi. Che è il movimento dell'universo. Sì. Ed è quello che lo yoga noi facciamo. Sì. Espirazione, inspirazione. Devo venire qua a imparare. Non hai da imparare niente, era così, era... E si chiama Hanuman, The Gage Training. Hanuman, che è una figura mitologica dello yoga, ci riporta, attraverso le scoperte di Mauro Bignina, prescrittore del tavolo del Cabo Sumeriche, utilizzato per dal concilio di Leningrado per la scrittura della Bibbia, su come l'uomo è il risultato di esperimenti di ingegneria aliena tra il DNA ominide e il DNA alieno. Sì, diciamo tra gli Anunnaki. Sì. Io ho fatto una cosa particolare. Pochi metri da qua, sono il più grande esperto italiano di scrittura sumerica. Io abitavo sotto di lui, io vivevo partigiano, qui di Vigna Murana. Allora scendo una sera, mi aveva aiutato a fare fisico modificativo, no? Scendo una sera con un pezzo di carne, con delle incisioni. Ok, risolvi. Quindi mi dice, ma come ha fatto ad avere queste incisioni? Perché sono uscite. Poi io ho detto, non lo so. E gli ho dato, ho detto, queste sono trascrizioni nella lingua sumerica. Quindi al mio interno ho una capacità di poter sentire il vento, come dicevo, non c'è molto più il sole, diciamo, ciò che c'è e di poterlo trasferire agli altri. E se fosse una memoria alienativa? Allora, con le ricerche che ho fatto io sono stato a San Francisco al Noetic Center, che è da Armstrong, e mi ha detto, io ti do un finanziamento di $1 milioni, io sono stato per questo in America a lavorare, io lavoravo nei centri, diciamo, di aerospace. Noi vediamo una nuova etica con l'acqua, ti informatizziamo. Io dopo una settimana che mi hanno dato questa acqua informatizzata potevo vedere l'aura delle persone, le persone che venivano vicino a me avevano un problema, facevo così, gli passavo tutto quanto, cioè c'erano le cose che non riuscivo neanche a credere, non riuscivo a mangiare più la carne, né a vedere più la TV. Avevo problemi, infatti mi sono divorziato per la prima volta, che non mi riconosceva più, ma neanche io mi riconoscevo. Questo grazie a quello che è successo a San Francisco negli Stati Uniti. C'è tutta la mia famiglia negli Stati Uniti, a Los Angeles e a Detroit, ma non ci voglio più andare lì. Sento che lì sta sprofondando tutto. Quello che dicono è che l'America è indebitata con la Cina. Non è che con il mondo c'è una perdita di valore. Io ho vissuto tanto tempo e ho tanti amici. Ho lasciato il cuore quando ho fatto questa scelta. Ci ho lasciato, quando c'è tanti amici, no? Lasci il cuore. Certo. Adesso devo andare a fare. Ciao. Ciao. Che sono